mai visto ai confini della realtà. Ti ricordi quell'episodio con Burgess Meredith? Hai presente? A lui piaceva leggere e c'era una guerra nucleare, lui non aveva amici e stava nel seminario della biblioteca. Sì, era l'unico al mondo e ruppe gli occhiali. Già. Quello mi terrorizzò, avevo 7 anni e comprai un altro paio di occhiali nel caso succedesse anche a me. Ah, c'era un episodio sui manichini che erano in vacanza e diventarono donne vere e andarono a fare compere da sole. E dopo un certo tempo una torna e gli altri manichini le fanno: vieni qui, e la fanno diventare di plastica. Beh, facevano paura, erano davvero forti. E divertenti. Ehi, vuoi vedere una cosa terrorizzante? Sì, magari. Davvero? Sì. Va bene, allora accosta la macchina. Mi devo accostare. Vuoi vederla? Fammela vedere mentre guido. Eh no, se non ti fermi non posso, ci vorrà solo un paio di secondi. D'accordo, 2 secondi, ok. Ok. Che cos'è? Fermati un istante. Ok. La vedrai allora. Ah. Ok. Ecco. Spaventa. Sei pronto? Ok, avanti. Siamo in provincia di Caserta, a Calvi di Sorta. Qui è stata scoperta la discarica di rifiuti tossici interrati, più grande d'Europa. Una parte dei rifiuti è stata portata alla luce, un'altra parte è ancora sepolta sotto metri e metri di terreno. I comitati del territorio hanno denunciato una fuoriuscita di fumi tossici dal terreno. Dobbiamo coprirci con delle tute, delle maschere antigas e delle protezioni. Qui sotto ci sono sostanze chimiche che hanno preso fuoco. Abbiamo scoperto poi che ci sono segnalazioni di questo fenomeno anche risalenti a 20 anni fa e addirittura la prima denuncia relativa a un fenomeno di questo tipo risale al 1978. È rimasto tutto com'era, anzi, se possibile, la situazione è quasi peggiorata. La gente qui intorno ci abita, respira questi fumi. Purtroppo non solo ci abitano, ma ci lavora anche moltissima gente. Ci sono campi coltivati, rifiuti che sono stati rinvenuti nel sottosuolo, sono, guarda caso, solventi, vernici, scarti della lavorazione delle ceramiche, esattamente quello che veniva prodotto qui. Un rischio per la salute e per l'ambiente immenso, incalcolabile direi. Ogni secondo che passa significa ulteriori emissioni nell'aria di sostanze altamente nocive per la salute, oltre che inquinanti. Di tutte le innovazioni del prossimo futuro, dalla robotica all'intelligenza artificiale, alla telemedicina, dipendono dal 5G. Ma la medicina lancia un monito sull'avvio del 5G senza sperimentazione. Sul 5G non c'è ancora nulla sul piano della ricerca. Burgio, uno dei massimi epigenetisti internazionali, esperto cioè delle malattie che nascono dalle correlazioni tra l'ambiente e le persone. È assolutamente impossibile fare una ricerca su una tecnologia che è praticamente stata proposta, anzi quasi imposta, senza nessuna verifica. Ogni 60, 70, 100 metri una fonte di alte frequenze che rischiano di interferire su tutti i tessuti e su tutti gli organi e sulle cellule, non solo degli adulti ma anche dei bambini e appunto dell'embrione e del feto.